docufilm ed è stata un'idea soprattutto per rilanciare quello che è l'idea della città atellana che chiaramente diciamo, deve essere supportata dal punto di vista diciamo, delle iniziative ma anche dal punto di vista dei finanziamenti che in questo momento stagnano per la conclusione dei lavori del parco archeologico atellano. Allora, il docufilm nasce dall'idea appunto di immortalare quello che è avvenuto nel 29 a.C. Nel 29 a.C. Storicamente è accertato, è scritto nei libri di storia, che ad Atella si sono incontrati Virgilio, mecenate che aveva una casa nella città atellana, e il non ancora imperatore, diciamo, ma Cesare Augusto, poi divenuto imperatore Augusto, di ritorno dalla battaglia di Azio. Lui soffriva per un mal di gola e ospite di Mecenate venne ad Atella per essere curato da questo mal di gola. Mecenate approfittò di quella occasione per presentare a Cesare Augusto Virgilio e nello stesso tempo, in quelle giornate, in quei pochi giorni, gli lessero diciamo, le georgiche, brani delle georgiche, ma la cosa più importante di quel periodo, al di là della lettura delle georgiche, è stata poi l'idea di scrivere da parte di Virgilio un poema sulle origini di Roma e chiaramente diciamo in senso lato di quella che adesso è l'Italia. Questo episodio, tra l'altro, voglio anche ricordarlo perché diciamo viene suffragato anche da un'altra cosa che è avvenuta agli inizi degli anni Ottanta, il bimillenario della nascita di Virgilio. Infatti a Sant'Arpino, ad Orta e a Succivo, che insieme a una parte di Fratta Minore, diciamo, e a Fratta Minore, che andavano a includere diciamo, il territorio dell'Ano, sono diciamo, in quel periodo, all'inizio degli anni Ottanta, si sono svolte delle celebrazioni ufficiali col comune di Mantova e Nantes, che diciamo, era anticamente diciamo, la città dove nacque Virgilio. Quindi diciamo, era storicamente certo che Virgilio è stato ad Atella il 29 a.C.